Buonasera a tutti. Allora, una live un po' improvvisata, un po' al volo, non molto lunga, perché bisogna battere il ferro quando è caldo e poi perché il buon David Parenzo mi ha offerto come dire, argomenti di riflessione, nulla di originale. Diciamo che tutto si è svolto un po' come la parte razionale di me, quella cinica, quella che conosce questi personaggi, aveva previsto, comprese le battute. E il tentativo piuttosto maldestro, devo dire, questo Parenzo, che si ripete con veramente scarsa creatività, David, proprio scarsa creatività, con questo tono da soubrette televisiva che si sente superiore, lui si fa pagare, deve essere la maniera in cui ci si sente importanti quando si passa la vita a fare le spalle di quelli che in realtà hanno più successo, perfino in quel lavoro triste che fa. Ma vabbè, questo era ciò che la mia anima razionale aveva previsto. L'anima emozionale ha detto: magari costui è una persona per bene, come cerca disperatamente di apparire, magari è un po' intellettualmente onesto, magari qualcuno che vuole ragionare. Chi lo sa, buttiamogliela lì, l'ha buttata lì lui in diretta, in trasmissione, sempre a voler sempre ragionare a fronte di un Cruciani che fa invece la scena più roboante. Vediamo se è così. E invece no, guarda caso. Come diceva l'Andreotti, è proprio vero che a pensare male sugli umani si fa peccato, però quando gli indizi sono, ci sono e c'erano, ci si azzecca. Allora, prima di fare due commenti, non tanto sulla vicenda che è miserabile, ma su quello che conferma e su questa mia tecnica da molti criticata, ma credo non da tutti, credo che la maggioranza capisca il punto. Di invitare chi dice cose strane su Twitter a un confronto ragionato. Prima di fare questi due avvisi, vedo ci sono delle persone. Io ho messo il link della stanza streamer da cui si trasmette. Vedo due persone lì con dei nomi, uno incompleto, l'altro che non so quanto vero sia, Ronco Bilaccio. Allora, o mettete nome e cognome, vi fate identificare e mettete anche la videocamera, se no vi devo rimuovere in pochi secondi. Prima di guardare i vostri commenti, faccio andare una sigla, credo adatta all'occasione, perché io non sono molto divertente, però mi diverto anch'io. Io mi diverto a modo mio, poi per carità, chi ascolta la Zanzara si diverte a Parenzo, Telese, compagnia si diverte in un'altra maniera, ognuno si diverte al suo livello. Adesso intanto divertiamoci con una cosa che prende in giro me. Ehi là, bella gente, buonasera a tutti, buonasera a tutti, spero tutti bene. L'audio è certo, io sono a fuoco, no, non importa, niente, questa cazzo di camera oggi non mi vuole prendere a fuoco, è un indicatore di un paese. Ho anche messo la camera ulteriormente fuori fuoco e sono molestatissimo dal semestre. A decine mi stanno attaccando. C'ho le mosche che mi tormentano. C'ho le mosche che mi tormentano. Una scena molto divertente. Niente. È travolgente. L'audio è cieco. Niente. Questa cazzo di camera. Vabbè, sentite, accontentatevi, tanto sono brutto lo stesso, non fa tanto di. Un'ossessione patologica. L'audio è cieco. Io sono a fuoco. No, niente. Dirigenti, neolaureati, gente giovane, gente anziana, le mosche che mi tormentano, una scena molto divertente. E c'ho le mosche che mi tormentano, il puzzo che si sente è travolgente. Allora, no, il tema oggi in realtà, il contadino ha deciso che è l'ora del letame, è un indicatore di un paese che sta male. C'ho le mosche che mi tormentano. Niente. Le mosche che mi tornano, molestatissimo. Affanculo. Mi sentirete bestemmiare a gogo. E magari se spuntava a farci compagnia David Parenzo, bestemmavamo a gogo. E chi lo sa, dicono che è padovano, quindi forse ha imparato anche lui a esprimersi con l'intercalare tipico della zona dove viene. Ma non essendoci, non c'è motivo.
Allora, perché la cosa ha una qualche rilevanza? Ma una qualche rilevanza puramente, ripeto, strumentale, per fare una riflessione su chi sono questi personaggi di grande successo televisivo e cosa c'è dietro, che sostanza intellettuale, morale, personale hanno e in che senso questo loro ruolo ridanciano di intrattenere centinaia e migliaia di persone tutti i giorni a pagamento, serve purtroppo. Serve purtroppo. È uno dei processi, per carità, non è l'unico, ma uno degli strumenti attraverso cui l'Occidente si sta facendo molto male perché sta trasformando se stesso e la sua coscienza morale e intellettuale in una specie di circo ridanciano dove imperversano i clown, ovvero quelli che hanno la battuta pronta, quelli che sanno buttare tutto nel sarcasmo, quelli che sono disposti a piegarsi e dire le cose più improbabili pur di far soldi. Guardate che questo non è secondario nel mondo dell'informazione, nel mondo della politica, che si assomigliano sempre di più. Mondi popolati da persone che pur di avere il compenso, che nel caso della politica consiste all'inizio in voti, in applauso popolare, in acquisizione di potere parlamentare e politico, poi anche in soldi, perché mai visto un politico morire di fame. Nel caso di questi giornalisti più o meno radiotelevisivi, in soldi, in varie forme, pubblicano anche i libri, i cachet, gli spettacoli, eccetera. E se ne guardate l'evoluzione, qualcuno mi ricordava proprio poco fa l'evoluzione, per esempio, in questo del buon Giuseppe Cruciani, per il quale io ho anche una specie di simpatia istintiva per il suo essere così molto bang, in your face. Non, quando l'ho incontrato personalmente l'ho ben capito, in realtà sembra più timido sul piano privato, però insomma, non ha una certa simpatia. Proprio qualcuno pochi minuti fa mi ricordava il Cruciani di più di 20 anni fa su Radio Radicale, persona molto diversa quella che conoscete sulla Zanzara. Io lo ascoltavo ai tempi in cui è iniziato Noise from America, delle volte, io non ascolto molto radio e televisione, manca il tempo, francamente non mi forniscono molto di interessante, la televisione in particolare. Ho venduto a un amico l'ultima mia televisione nel lontano giugno del 1989, da allora non ho più comprato una televisione Quatalis, ho comprato degli schermi che mi servivano grandi per guardare delle volte NBA o i film, ma non la televisione, neanche meno quella italiana. E dicevo quindi, questi personaggi hanno avuto anche un'evoluzione nel tempo, se voi li seguite, vedete, cioè nel loro evolversi personale, di quelli che hanno avuto, diciamo così, successo popolare. C'è molto una misura di come è ridotta l'informazione italiana. Ma veniamo ai fatti che li mettiamo un po', così li usiamo, no? Come strumento per ragionare. Ripeto, le due persone che si sono messe nel background usando il link di StreamYard. Se avete voglia di contribuire, non avete che da segnalarlo scrivendo nel private chat e, ripeto, accendere la videocamera e identificare in qualche maniera che il nome e cognome che usate corrisponde a quello vero. Altrimenti, beh, altrimenti devo spellervi io, ecco. Dicevo, l'origine di questa cosa, anzitutto per chi si stesse aspettando che mi metta a discutere di questioni di Israele, Gaza, genocidio, chi ha ragione, chi ha torto, stasera, no, non perché abbia problemi di farlo, se fosse venuto Parenzo l'avrei fatto, lo farò nei prossimi giorni, tra l'altro ho messo nel palinsesto che ho preparato ieri sera. Almeno due riflessioni su questo, perché mi sono state portate alla mia attenzione un articolo abbastanza terrificante trovato sul Foglio in dicembre di una persona che insegna la facoltà di lettere italiana, dove dice cose, spacciandole per vere, che sono piuttosto terrificanti. E poi una serie di altri temi che continuano a emergere da account anonimi e non, ma di grande diffusione in Italia, sul tema sionismo-antisemitismo. Questo secondo è un argomento delicato, ma siccome l'ho affrontato già con colleghi anche specialisti del tema svariate volte nella mia vita, credo di poterlo cercare di discutere con un minimo di freddezza e di riflessione ponderata. Ecco. Però no, stasera no, ripeto, a meno che non spunti David Parenzo, ma dubito dopo quello che ha scritto e come si è atteggiato, che
che spunterà. A Filippo e Pierpaolo, per l'ultima volta l'invito, se volete partecipare me lo scrivete in private chat, vedo che Pierpaolo ha scritto qualcosa e soprattutto accendete la telecamera, grazie. Allora, lasciate che ricapitolo i fatti, potete verificarli tranquillamente andando su X o Twitter, come lo volete chiamare, e non starò qui a riprodurli tutti, perché altrimenti diventa una sequenza di tweet più poco interessante. Nella una telefonata assurda del giovedì scorso, in cui il buon Cruciani, in particolare nel suo tentativo di voler fare l'ultralibertario che sta con le persone più improbabili. Filippo Bernareggi, sì, ti vedo, dammi un attimo, finisco l'introduzione e ti faccio entrare. In questa cosa assurda in cui, come dire, si arrabbiava perché io e altri, suppongo, ma io personalmente ho dichiarato che personaggi come Iori sono nemici del popolo italiano, sono nemici della nostra sicurezza e, come sembra plateale, sono al soldo, si fanno pagare. Ecco, vedete, lo Iori e il Parenzo hanno un po' delle cose in comune. Lo Iori, ovviamente, ha la sua causa, che o per interesse o per passione ideologica, non lo so, bisognerebbe essere nella sua testa per capire se è nato prima l'uovo o la gallina. Non c'è dubbio che sulla sua causa di fare il pseudo-rivoluzionario di sinistra anti-Stati Uniti a favore di Lenin, eccetera, eccetera, il signore ci marci, ci guadagni bene, ci viva di lusso e così via. Andando a Mariupol a fare quello scandaloso e osceno mural, con tanto di appropriazione della foto della bambina che lui nega essere appropriata, ma che è platealmente un falso, perché la probabilità di uscirci con un'immagine identica al 99,9% a quella della foto di una bambina australiana è zero, quindi può cercare di prendere in giro chi vuole il signor Iorit, ma ho capito appunto che lo stile di questi è essere abituati a ragionare, a convincere, a predicare a un popolo di idioti, e il mondo è pieno di persone veramente stupide, veramente con poche capacità cognitive, veramente credulone, però non tutti lo siamo, e quindi è palese che quella dello Iorit Mariupol è una balla. Ripeto, non è chiaro se questo Iorit creda nelle follie che dipinge nel mettere assieme Martin Luther King e Lenin, Martin Luther King e Putin e tutto questo. È però palese che ci guadagna bene, ci vive di lusso, e che in questo momento queste sue scene, tipo la scena appunto di andare a farsi fare la foto con Putin, uno che non si fa toccare neanche dai suoi associati più vicini, è ovviamente studiatissima, controllatissima, l'uomo è stato, e poi è venuto fuori appunto che molto probabilmente è stato persino pagato per questo. Ecco, quindi uno disposto a dire le cose più improbabili, più assurde, più biasimevoli, perché fondamentalmente ci vive di questa cosa. Mi dispiace dire, ma Davide ha dimostrato di essere più o meno nella stessa levatura, lo stesso stile, il rapporto è lo stesso e anche su questo c'è un significato. Ormai questi personaggi che in Italia godono purtroppo di una ampia fama popolare, non che lo godano nelle elite, non che vengano stimati, sono chiaramente persone che a un certo livello, in certi strati sociali, vengono considerati quel che sono, e cioè dei Rigoletto al soldo. Però è anche vero che nelle masse più ampie godono di un certo così, prestigio. Ora, chi più chi meno, io ogni tanto ci provo a vedere se c'è qualcuno che dietro all'apparenza, al lavoro, c'ha anche un po' di sostanza. Ora, uscita questa frase del Parenzo, uno scambio non me lo neanche bene, forse l'ha provocato Cruciani, durante, mica si parlava di Giorgio. Lui ha tirato in mezzo Israele dicendo che è assolutamente favorevole a quello che Israele fa, bla bla bla, anche se è contro Netanyahu, non si capisce bene dove stia la coerenza dell'argomento, non importa. O lui ha detto, discutiamo, ne parliamo un'altra volta, se ti invito. Io l'ho invitato. Ha ignorato il tutto per 2 giorni, io l'ho invitato, guarda, se vuoi venire qua, dei dibattiti qua ne abbiamo fatti, credo che li vediate, no? Lasciamo stare Prodi che l'ha portato. Il buon Alberto, che è amico di Alberto, ma insomma Francesco, Parsi, tanta gente, stranieri, colleghi, intellettuali, anche di un certo livello. Credo che chi segue un po' il mio canale sa che non è molto difficile discutere ragionevolmente con me,
Ah, Filippo desidera solo ascoltare. Ah, vabbè, d'accordo, ma allora tranquilli, sapete, solo ascoltare non è necessario che veniate qui. Chi vuole parlare entri, anzi lo metto qua, finita l'introduzione, ma se volete solo ascoltare si può fare tranquillamente da YouTube, da Twitch addirittura che ho lasciato persino aperto e anche da X, quindi non c'è. C'è qualcuno che sta insultando, non ho guardato i commenti. Va bene, insomma, tutto questo per giustificare il fatto che io gliel'ho chiesto. In buonissima fede, devo dire, so che non è che poi se il punto fosse patele bourgeois e avere cose esplosive, credo che sarebbe molto facile per parte mia invitare persone ben più esplosive su questo canale. Pensate che shock fa il professore universitario. Andrei a fare quello che fanno tutti, andrei a cercarmi qualche signore o signorina o entrambi che si dedichino, che so, al porno. Andrei a cercarmi persone strane, lontane, che amano questo tipo di esibizioni, li porterei qua, diciamo, facciamo il dibattito, verrebbe fuori uno schifo, ma ovviamente attirerebbe visibilità e così via. E così via. Questo tipo di visibilità mi interessa molto, come sapete, tendo a bannare chi rompe le balle. Tendo anche a rifiutarmi di fare conversazioni, incontri basati puramente sul, come dire, sul sarcasmo, sulla battuta. A volte l'ho fatto perché era il caso di insegnare a queste persone una lezione, tipo il Mosler. Il Mosler, sono contento di averlo smontato. Perché? Perché costui, che è un cialtrone ed è un guru pessimo, aveva ed ha, purtroppo in parte, però credo di averne salvati alcuni, ha montato la testa, corrotto la testa di parecchie persone, spacciandosi per economista monetario, cosa che non è, è stato molto utile farlo venire qua a irritarlo facilmente, tra l'altro è costato molto poco. Io solo ho fatto osservare che quando andava dicendo in quel momento era perfettamente contraddetto da quanto aveva scritto e che quando aveva scritto a sua volta si autocontraddiceva, mi sono saltati i nervi, avendo capito che non c'era molto da andare avanti e se n'è andato. È successo un po' di altro, c'è questo Mori che cerca sempre di querelarmi, che insomma, ce ne sono un po' così, però il grosso delle conversazioni che abbiamo fatto sono state conversazioni molto degne, molto serie e io credo molto apprezzate. Parenzo avrebbe avuto l'occasione visto che è stato anche censurato, io non lo sapevo, mi risulta che si è andato a fare un discorso, non ho ben capito dove, francamente, e che gli abbiano impedito a Fischi e Urla di parlare. E io gli avevo anche espresso la mia solidarietà, ma evidentemente ha pensato che fosse un po' stile suo, cioè una solidarietà falsa e pelosa. Ma no, cioè, se avesse avuto qualcosa da dire, avrebbe potuto venirlo a dire. E se avesse avuto degli argomenti avrei potuto argomentare, perché il video glielo regalavo, poteva farlo circolare dove voleva, non è che io ci faccio tanta pubblicità, tanti soldi, alla Sapienza, alla Sapienza. Bene. Beh, insomma, oggi se ne spunta con delle risposte che sono francamente ridicole. Allora, per dirlo molto brevemente, e poi veniamo al problema. Le risposte sono ridicole perché? Perché sono molto impegnato, molto da fare. Ecco qui una sequenza di affermazioni del tutto stentoree, del tutto apodittiche. No, non è assolutamente un genocidio, la colpa è di Hamas, non c'è niente di drammatico in corso. Sì, non mi piace, meglio che vada a leggerli, va perché. Evito di mettere. Allora, ti riassumo qua come la penso, come se fosse quello il problema. Non c'è alcun genocidio in corso, gli sarà sembrato. È in atto un processo di nazificazione di Israele inaccettabile nell'opinione pubblica. Questo potremmo discuterlo se davvero è in atto un processo di nazificazione del tutto arbitrario, se invece vi sono delle basi reali e la nazificazione non c'entra niente, cioè semplicemente la descrizione di Israele sulla base di ciò che fa e tirare continuamente in mezzo Hitler alla nazificazione, non mi sembra il caso. Ti serve che serve che la tregua arrivi al più presto. Beh, sì, però bisognerebbe operare perché arrivi. Ostaggi liberi subito, ma Hamas non dà neppure la lista. Beh, che qua si potrebbe discutere. Due popoli, due democrazie.
ho visto questa cosa ripetere da alcuni in buona fede da 80 anni e forse bisognerebbe fare una riflessione su perché non è successo. Eliminazione di Hamas, ostacolo per la pace per i palestinesi. E qui sì, peccato che qualcuno l'ha creato. Ecco, tutte affermazioni, se ci pensate, parzialmente condivisibili, ma apodittiche, senza base argomentativa e tutte unilaterali. Ecco, una riflessione seria sul tema e soprattutto una riflessione che si ponga la domanda: ma poi come si ottiene l'obiettivo della convivenza, del non massacro, della guerra, della non guerra, dell'eliminazione di elementi? Degli elementi più violenti, come si fa, no? Beh, per esempio, come notate, qui non c'è menzione del problema drammatico, ovviamente, della cosiddetta Cisgiordania e dei territori lì occupati. Non c'è menzione degli altri pezzi di territori annessi in questi 80 anni. Non c'è menzione di quale possa essere, in che maniera possa crearsi una credibile autorità politica palestinese che rappresenti e venga riconosciuta e trattata alla pari e non continuamente perseguitata e smontata in modo da delegittimarla, lasciando spazio solo a organizzazioni clandestine e terroristiche del tipo Hamas. Ecco, avrei potuto essere un dialogo intelligente, ma evidentemente ha detto di no. Quando gli ho fatto osservare che, insomma, l'atteggiamento questo di dire io ho molto da fare, era inadeguato, diciamo così, un po' tronfio, no? Una persona importante, io ho molto da fare, anch'io ho molto da fare, si prova a fare, no, non si sta a dire quello che si ha da fare, no? Non è, come dire, bisogna avere un grosso complesso di superiorità per stare a sbandierare quanto si ha da fare. Dopodiché lasciamo stare le cose a cui Renzo si lancia, chiaramente una percezione calcistica dei massacri che stanno avvenendo. Siamo alle comiche, ti do una buona notizia, Israele vincerà anche questa guerra. Vabbè. E i suoi supporter che lo chiamano tigre, non importa, non importa. La cosa divertente è che a un certo punto scrive una cosa che anche questa è significativa, dice, ho parecchio da fare, tanto lì la pensate tutti allo stesso modo, non avete bisogno di un super sionista come me. La pensate tutti allo stesso modo lì. Notoriamente io ho smesso di parlare di questo argomento su Liberi Oltre, anzi ho anche ridotto la mia produzione di contenuti in questa fase per svariate ragioni, e Liberi Oltre non ha preso posizione alcuna su questa cosa. L'unica questione, chiamiamola politica esplicita, su cui Liberi Oltre ha preso posizione da ormai 2 anni, dal giorno 1, che la riteniamo al fuori di ogni discussione, è quella ucraina. E mi pare che ci sia unanimità e la manteniamo. Perché? Perché riteniamo che la questione ucraina sia assolutamente univoca, totalmente univoca, che oserei dire quasi risolvibile scientificamente in un certo senso, nella misura in cui si assume di avere alcuni principi di libertà, di democrazia, di autodeterminazione come base fondante del proprio vivere. Certo, se non li si ha, la questione ucraina non diventa più univoca e si scopre il diritto, la legittimità della Russia di invadere l'Ucraina, di uccidere perché l'Ucraina non ha diritto di esistere. Però una volta che si assuma quello, la questione ucraina mi sembra univoca. Come ho detto molte volte, l'ho detto anche con Costa, l'ho detto anche con altri, e come continuo a dire, la questione israelo-palestinese non ha una soluzione univoca. La ragione per cui non ha una ragione univoca è radicata nella storia, nel passato. Tra l'altro, invito i ragazzi del gruppo di storia di Liberi Oltre, sta facendo un lavoro egregio e poco guardato. Se cercate sul canale Agora, sono credo alla quinta o alla sesta puntata, stanno cercando di ricostruire in maniera piuttosto precisa, il più possibile imparziale, cosa diavolo è successo davvero su quelle terre, chi ci ha vissuto, chi non ci ha vissuto, chi ha dominato, chi non ha dominato, dai tempi pre-biblici in un certo senso, ok? Cercando di ricostruire cosa ci sia nel racconto biblico di Veritiero, cosa non ci sia, in che senso ha questo legittimi qualcosa o nulla, e cosa sia successo dopo, fino ai secoli recenti. Stanno arrivando a circa il 1500, era corrente, quindi si sono già coccati circa 3.000 anni di storia, e procedono verso la fase cruciale, che è quella del XIX secolo.
Ah, questo abbiamo fatto per cercare di informare. Io e Adriano sul mio canale abbiamo un po' raccontato la storia del movimento sionista, molto brevemente, solo fino alla guerra del 49, ma ripeto, Liberi Oltre ha cercato di astenersi dal prendere posizione. Che poi alcune persone che sono parte della guida del Liberi Oltre si siano fatti scappare su Liberi Oltre, le loro simpatie, tipicamente purtroppo, a mio avviso. Purtroppo perché non è il caso in questa situazione di essere così di parte. Per Israele e per la sua condotta è vero, ma non, certo non l'ho fatto io. Io per lungo tempo sono stato zitto, ultimamente ne sto parlando di più e mi sono impegnato e mi impegnerò a parlarne di più perché mi pare che nel mondo cosiddetto centrista, che ama chiamarsi liberale italiano, vi sia una profonda confusione, una profonda crescita di odio che speravo in dibattiti come quello con Parenzo di poter attenuare. Mi pare una crescita di odio che è fondamentalmente di odio religioso anti-islamico e per quanto io sia notoriamente poco religioso, zero religioso, profondamente sospettoso di religione islamica, che non gradisco per nulla, nonostante tanti amici, anche ottimi intellettuali, mi abbiano fatto osservare aspetti interessanti della loro cultura, specialmente quella medievale e poetica, però mi dispiace di quella attuale, faccio una grande fatica a trovarci cose interessanti. Nonostante quindi sul piano intellettuale io mi senta molto lontano dall'islamismo, oserei dire molto, quasi tutto all'estremo opposto, ritengo contemporaneamente, proprio perché ne sono all'estremo opposto, molto pericolosa l'atmosfera di odio e di manipolazione e di rappresentazione falsa della realtà islamica, che è diffusissima al centrodestra italiana e in certi ambienti culturali italiani dominanti. E quindi credo che mi impegnerò a cercare di smontare alcune bugie, ma lo farò sul canale mio come responsabilità intellettuale e personale, e se troverete che io sia un po' bias, e cioè che tenda a smontare di più le cose, come dire, antipalestinesi o pro-israeliane, che non l'opposto. Sì, forse è così, ma per la semplice ragione che mi sembra, come dire, più brutalmente ovvio che le cretinate di chi ignora, che so, la condizione della donna nel mondo musulmano, di chi ignora le bestialità di Hamas o di chi ignora la folle guerra di religione tra sauditi, i cosiddetti Houthi, che poi Houthi è un nome della famiglia che ha organizzato quel gruppo, quel movimento tanti anni fa. Non è un popolo, non confondete, non pensate che Houthi sia un'etnia, una razza, roba del genere. Il gruppo si chiama Allah qualcosa, non me lo ricordo più. D'accordo? Quindi lo farò. Tutto questo per mettere la cosa in prospettiva. A me interessa, mi pare che in Italia l'informazione sulla questione a israelo-palestinese in particolare, ma del problema arabo e islamico in generale vi sia una ignoranza drammatica e credo che questa stia portando a comportamenti, a scelte, a affermazioni vomitevoli e soprattutto sono dell'opinione che finché noi si tratta con due pesi e due misure, gli ucraini da un lato e i palestinesi dall'altro, si rompe l'unità necessaria di chi vuole la libertà, di chi vuole l'indipendenza dall'Occidente e si diventa vittime e si diventa facili prede di dittatori, di grandi criminali come il signor Putin. Questo a me sembra l'elemento fondamentale. Io credo che ristabilire una onestà nella politica culturale, nella politica estera, nella politica economica, nella politica militare dell'Occidente nei confronti di chi è vittima di oppressioni, di ingiustizie, comunque si siano originate. Okay? E della smettere di usare due pesi e due misure, della smetterla con questa forma di gravissima ipocrisia internazionale che sta lacerando anche il mondo democratico statunitense. Smetterla al più presto è essenziale per preservare la libertà dell'Occidente. Letteralmente, io credo che l'Occidente diviso, e diviso per propria ipocrisia, sia la preda più facile alle dittature di tipo putiniano, agli autoritarismi di tipo putiniano. Quindi il dibattito pubblico a questo anche serve proprio anche a questo, per limare progressivamente, lentamente, faticosamente questi doppi standard, per eliminarli, perché finché si pensa di essere più, come dire, liberali, più democratici, più bravi, trattando i palestinesi
come se fossero i russi di Putin, e costruendo equivalenze fra movimenti di guerriglia terroristica come Hamas e il complesso del popolo palestinese, si crea, ignorando soprattutto gli atti di violenza e sopruso commessi dall'esercito israeliano, dalla politica israeliana, e non negli ultimi 5 mesi, ma negli ultimi 60 anni. Ok? Quindi, finché si continua a far finta che in Medio Oriente ci siano i buoni da un lato e i cattivi dall'altro, che sia completamente analogo a Ucraina-Russia, si spacca l'Occidente a metà, e lo si spacca a ragion veduta per ipocrisia, e lo si porta alla sconfitta. È meglio che questa cosa si cominci a capire. E sto ragionando proprio in termini di realismo brutale, lasciando addirittura da parte la morale. Questo è il proposito. Parenzo non ha voluto farlo a me. A me ha offerto l'occasione, con le sue bravate, con le sue battute, di fare un'altra riflessione. Perché? Perché a un certo punto ha cominciato a chiedere soldi. Ci ha detto no. Forse si è reso conto, c'era molta gente che lo prendeva in giro, ha detto oh no, allora chiedo il cachet. E qui viene fuori, come dire, lo stereotipo. Non si riesce a capire se l'uomo lo faccia apposta per confermare un certo stereotipo o se davvero quello sia il meglio che riesce a produrre in una conversazione di questo tipo. Ha chiesto il cachet. Cachet, ovviamente. Non c'è. Mondrian non ti paga per discutere con lui. Se hai voglia di discutere, discuti. Magari impari qualcosa, Parenzo. Magari impari qualcosa. Anche la retorica, due argomenti, un po' di storia del Medio Oriente, magari insomma, due o tre cosine e poi portarle a casa. Ecco, magari porto a casa delle cose anch'io, non si sa mai. Magari in questi anni ascoltandoti non ho mai appreso altro se non qualche piccola battuta, però tutto è possibile, non lo posso escludere. Allora, lo stereotipo poi non funziona anche perché entra a gamba tesa astutamente il buon Ivan Greco, al quale non par vero di ospitare dibattiti un po' accesi, e dice: Vabbè, allora se il problema tuo è di andare nel canale di Mondrian, a mio avviso, secondo Parenzo aveva capito che io lo invitavo su Liberi Oltre, come ho detto, infatti, come dire che segue poca attenzione su Liberi Oltre, non facciamo queste cose, anche se un dibattito forse si potrebbe fare, ma c'è questa teoria che se vai su Liberi o sui canali di Liberi Oltre giochi fuori casa, come se ci fosse l'effetto campo. Vedete questa mentalità un po' sciocca, no? Della partita di calcio. Che differenza fa su che canale sei? Cioè, tu ti concentri su quello che dice l'altro, poi se su qualsiasi canale è perfettamente irrilevante, non c'è il pubblico che ti urla nelle orecchie, non è lo studio dove c'è la luce che si accende e fanno applaudire quando vogliono e come vogliono. Ma non importa, non importa. Il buon greco si butta, dice, vabbè, allora vieni da me che è campo neutro, va bene, campo neutro. E a quel punto il Parenzo decide di, e anche qui, mi dispiace davvero, cioè, se no dovresti rifletterci, decide che deve chiedere comunque il cachet. Però allora perché il cachet non sia per lui, che all'inizio era per lui, è facilissimo trovare in Twitter, andate a cercarli dove lo chiede per lui, per scomodarsi, il cachet diventa per un'opera di bene. E anche lì casca male, non riesce a capirlo, poi che non solo sceglie lui l'opera di bene, ma la mette in una maniera che rivela tutto il profondo bias, oltre che una certa ignoranza. Uno, perché per un ospedale israeliano viene spontaneo a tutti dire, eh sì, in effetti i palestinesi gli ospedali non ce li hanno più, sono stati tutti distrutti. Lo so che la giustificazione è c'erano i tunnel di Hamas. Su questo discuterò quando discuterò il problema di, secondo voi, dove doveva costruire i tunnel Hamas, sotto cosa? Ok? Comunque il punto è che quello gli fa osservare che gli ospedali non ci sono. Perché lui aggiunge che però questo ospedale è generosissimo, cura perfino anche alcuni palestinesi. E già lì pensate che già non sa, ma non riesce a cogliere il punto. Perché io dovrei contribuire a una causa sua, buona o cattiva che sia, che scelga lui dove devo mettere i miei soldi per discutere con lui? Gli faccio osservare questo è il classico atteggiamento di chi ritiene di avere la causa giusta in tasca. Io ho delle cause, per esempio, tutti sanno che da 2 settimane, tre, anche assieme a Susannina e altri, amici, stimolato da un collega Topa e da un amico. Un finanziere di origine palestinese che vive a Roma,
stiamo cercando di raccogliere dei soldi per finanziare delle borse di studio per due ragazze palestinesi che vengono a studiare in Italia al collegio dell'Adriatico, a Duino. Anzi, visto che ci sono persone che mi ascoltano, vi invito ad andare a vedere sul sito del collegio o qui sul mio canale, cercate i video che parlano di questo e donate se potete per queste due borse di studio per strappare due ragazze meritevoli a una condizione di vita infame, sfortunatissima, terribile, due ragazze adolescenti sui 16 anni saranno, che abbiano una chance di farsi una vita diversa, migliore, di studiare, di poter fuggire da quell'inferno. Io non gli ho detto, David, vieni a donare alla mia charity, alla mia causa, perché se uno lo vuol fare, lo fa. Ognuno si sceglie le cause a cui donare. No, no, invece, il signor Parenzo ritiene se stesso moralmente superiore, per cui sceglie lui col tono di sfida, no? Alla causa. Infatti poi l'ha ammesso, se cercate c'è un tweet in cui dice no, lo faccio perché così godrei a vedere Michele Boldrin che dona un ospedale a Israele. E qui c'è la pochezza, mi dispiace, Davide. C'è proprio pochezza in tutto questo, capisci? Io capisco che tu viva di spettacolo, di sarcasmo, di ridere su tutto, sulla morte, le tragedie. Io capisco. Non lo apprezzo, ma lo capisco. Nella stessa maniera capisco tante cose, capisco i furti, capisco la criminalità, capisco la bassezza, capisco tante cose. Quindi capisco anche che si viva di quelle cose lì. Per carità. E non voglio neanche dare un giudizio, affari tuoi. Però che tu pensi che ci si possa tutti ridurre a quel livello lì. E che quindi un'occasione di dialogo possa diventare un'occasione per parlare di soldi, per sfidare, per ergersi al di sopra e scegliere la charity giusta a cui donare. E per sentirsi appunto, come ti ho detto, unti del Signore, eletti, certo. Pensare di avere la moralità in tasca, in quella forma lì poi. E addirittura puoi dire che alla fine lo fai per la soddisfazione personale di vedere, pensa un po', io. Che importanza mi dai? No? Che dono secondo te è una cosa a cui non donerei mai, conoscendo poco della mia storia, evidentemente. Ho donato già da tempo a Israele, in tempi in cui avevo un'altra opinione di come quello Stato si comportava, perché si comportava in una maniera diversa. Vedi un po' tu, lo so che tu ti senti molto figo nel dire queste cose, che ti sembra di essere la zanzara nelle cose che fai con Telesi o quella roba lì che mi hanno detto che fai, che si chiama l'aria che tira. Però lascia che te lo dica, è un indicatore, qui viene il punto. Di un livello che mi auguro non sia quello condiviso dalla tua comunità e non sia quello delle persone che oggi, purtroppo, in Italia si ritengono progressiste e ritengono non di meno che occorra appoggiare quanto Israele fa. Me lo auguro che siano un po', sappiano viaggiare, come dare un colpo d'ali superiore, no? Sai, tu che sei di sinistra, avrai sentito cosa disse Lenin di Rosa Luxemburg, no? Lenin con Rosa Luxemburg aveva polemizzato molte volte ai suoi funerali, inviò una lettera, da quello che so, piccolo discorso a leggere, in cui fra le altre cose positive e anche critiche, diceva che Rosa, alla fine diceva, Rosa Luxemburg era un'aquila del socialismo. A volte le aquile scendono a livello delle galline, ma rimangono comunque aquile. Ecco, sai, provaci, questa volta hai viaggiato a livello della gallina, poi vedi tu se riesci a battere le ali e andare più in alto nel futuro. E qui veniamo all'aspetto generale di sta cosa. Il giornalino italiano sembra capace di fare solo questo. Intrattenimento molto volgare, molto di bassa lega, molto di battute, durante il quale però si occupa di questioni epocali, grandi, enormi. Come l'israeliana, come quella ucraina, come la globalizzazione, come i BRICS, come l'immigrazione, eccetera. E lo fa sulla base di battute, di intrattenimento, di creazione, di contrapposizione, in cui questi signori giocano la loro parte. Ci sono purtroppo professori intellettuali italiani che si prestano a questo. Per un po' mi sono prestato anch'io.
tra il 2009 e il 2011, 2012. Perché non avevo capito che funzionava così, pensavo che fosse spazio per un minimo di dibattito. Poi l'ho fatto un po' automaticamente perché davo una mano a fermare il declino e poi infatti ho smesso, raccapricciato. Quindi innanzitutto, a mio avviso, non è una cosa molto intelligente, non è una cosa saggia, che persone di un certo, evito di fare nomi, ma scegliete voi, di un certo livello intellettuale si prestino a questa pagliacciata. Io lo lascerei alle Di Cesare e agli Orsini, e solo a questi, i quali hanno il livello intellettuale che hanno, bassissimo, hanno la reputazione accademica che hanno, orrenda, inesistente, e quindi è giusto che vadano lì a fare i pagliacci, a dire frasi prive di senso. Ma stare a discutere con questi, degnarli di attenzione, discuterne, vuol dire concedere loro una dignità accademica e intellettuale che non hanno e non sono in grado di meritare. Io credo occorra seriamente a questo punto, e vicende di questo tipo lo confermano. Chiunque possa, cerchi di rendersi conto, quel livello di giornalismo, di informazione, di intrattenimento e quella partecipazione è la negazione della liberal democrazia. È la trasformazione del dibattito pubblico del liberal democratico in una urla d'abbetto, in cui finti esperti, finti saggi, finti intellettuali strapazzano, urlano cazzate di fronte a delle persone che non sono incapaci di filtrarle. Perché? Perché il giornalista medio, ed è la ragione per cui scappano quando li inviti a un confronto, e questa è la ragione per cui scappano, non ha gli strumenti intellettuali per valutare se una frase è sensata o meno. Non ha gli strumenti intellettuali per dire lei sta falsificando la storia o la sta correggendo. Lei sta riportando un dato alterato oppure no. Questo suo ragionamento non ha logica perché è una non sequitur. Ci vogliono gli strumenti intellettuali per fare i giornalisti su questi temi. Ci vogliono. Ci vogliono anche per fare cronaca nera. Ci vogliono anche per fare cronaca rosa. Ma ci vogliono soprattutto per questi, su queste cose. E la decadenza è totale. Sì, e mi dispiace molto di questa cosa che anche Alessandro Masala si sta dedicando a dare spazio a questo livello. L'Italia ha bisogno di contraddittorio pubblico. Questo paese finirà la degenerazione più totale senza contraddittorio pubblico. E mi dispiace che amici intellettuali dicano lascia, oscillino fra il Michele perdi tempo, non vale la pena. Oppure ma li intimidisci. Fate voi. Ma questo è un paese dove non c'è più discussione pubblica seria, a nessun livello, al Parlamento, dove è tutta una sceneggiata. Nelle conferenze stampa, dove le domande vengono o evitate o prepreparate. E in questa informazione giornalistica televisiva che è al 97% cazzate. Gente che fa le parti per soldi, che recita una parte per soldi. Basta. È una cosa scandalosa. I giornali italiani, i quotidiani italiani fanno letteralmente schifo. Schifo. Confrontateli con i giornali del resto del mondo, ma non serve andare dove volete, andate in Spagna. Capite? Fanno schifo. A questo livello Gian Claudio Santoni, sì. Sì, perché in ogni altro paese, a cominciare dall'Inghilterra, esiste il trash. Okay? Non c'è dubbio. Il trash esiste ovunque. Il National Enquirer, il Sun, il New York Post. Il trash esiste. E non c'è dubbio alcuno che il trash sia cresciuto, vedasi Fox e vedasi anche come CNN ha reagito a Fox. Però in ogni paese io conosca, fra i grandi paesi occidentali, dalla Germania all'Inghilterra, dalla Francia alla Spagna, agli Stati Uniti, all'Olanda, alla Svezia, al Giappone, esistono sia organi di stampa quotidiani, che trasmissioni televisive e radiofoniche, che luoghi di dibattito, riviste specializzate e così via, che hanno un'audience ampia e nelle quali un'elite che non è fatta di poche centinaia di specialisti, ma è fatta di centinaia di migliaia, qualche milione di persone, riescono a informarsi in maniera semidecente. Quindi questo livello di degenerazione è solo italiano. E mi dispiace dirlo, è così. È così. E soprattutto c'è una profonda capacità di separare lo stand-up comedian, il comico, l'imitatore, il crozza per dire, dall'analisi seria. Io
sono terrorizzato ogni volta, vedo che in Italia è frequentissimo, che vedo qualcuno di voi, anche di persone serie che mi seguono, e uscirsene con l'editoriale di Crozza. Crozza, dico Crozza perché è il più noto, ma ce ne sono di sicuro gli altri. O quella lì che si sedeva non mi ricordo come si chiamasse, l'ho visto qualche volta, me l'ha fatta vedere, terrificante, che si sedeva sulla scrivania di un altro molto famoso e con una voce un po' chioccia sparlava di tutto, per dire battute. Sono commedianti, vanno trattati, interpretati, eletti come tali, commedianti. Sì, credo si chiamasse così, bravo, Littizzetto. Ah, Ridanciani, non è gente seria. E purtroppo David Parenzo ha confermato che sono di loro, ha ridotto il tutto a uno scambio di battute, i soldi, alla provocazione, alla soddisfazione di vedere Boldrini che dona soldi a Israele, pensati te il livello, no? E rendiamocene conto. Grande studio Boldrini in California, ma ha fatto anche cadere la telecamera. Sì, ho capito che non è il loro lavoro fare analisi, ma infatti non le faccia. Non se ne esca con affermazioni perentorie su cosa è genocidio, su cosa non è, su qual è la roba da fare. Non se ne esca. Si attenga a ciò su cui è competenza. Fare battute su, che cazzo ne so, i muscoli dell'attore o le cosce dell'attrice o la quantità del cibo, chi ha segnato il gol giusto la settimana scorsa, va benissimo. Ma trasformare questioni che hanno a che fare con milioni potenziali di morti, ok? In temi su cui si ride, su cui si ragiona a battute, mi spiace no. E credo sia un errore vostro, lasciate che ve lo dica, continuare a dare spazio a queste cose. Io ci provo invitando questa gente di dibattito per vedere se c'è un minimo di sostanza. E Fabio Garzena mi dice che ci sono troppi pochi like. Anzi, di due c'è un secondo streamer, siamo in 5.000. Un numero straordinario, credo che la Manzara, la maggioranza sia su X. E poi, ma non è la zanzara, adesso sto generalizzando, non è che voglio parlare più di tanto di questo signore con cui ho avuto questi scambi oggi. È abbastanza irrilevante. È solo un esempio. Capite? È solo un esempio. Perché se guardate, è comunque tutto così. Se Adriano ne discute il conflitto, ma qua c'entra Adriano e io discutiamo questa questione da 50 anni, conosciamo a memoria cosa pensa l'altro, cosa penso io. Il dibattito pubblico non si fa ripetendo, se anche lì, lascia che te lo dica chi è che l'ha scritto. Già passato, ci sono troppi messaggi. Vabbè, la persona che me l'ha chiesta, no? Il punto del dibattito pubblico è proprio di farlo, ok? Con persone molto lontane da te, di cui, come ho detto a Parenzo, non si ha necessariamente una grande stima. Ne avevo molta di più prima di oggi, oggi ne ho parecchia di meno, per il suo comportamento, per lo stile adottato, per le frasi dette. È molta, molta poca. Prima ne avevo parecchia di più, speravo fosse una persona seria. Non lo è, va bene. Va bene, va benissimo, il mondo è pieno di persone poco serie. Ma io sarei disposto a discutere con un dibattista, infatti ci ho anche provato. È il dibattista che si rifiuta di discutere ed è la struttura del pensare italiano che impedisce la discussione. Perché vedete, quando mi trovai a confronto con un dibattista, per esempio, da Ivan, o feci osservare a Ivan, questo non fa il tuo lavoro. Non fa il tuo lavoro perché devi costringere entrambe le parti a rispondere. Nel dibattito si fa così. Il confronto liberal-democratico in una società civile si fa così. Se io porto dei fatti, tu rispondi ai miei fatti. Se tu porti dei fatti, io devo riconoscerli e devo dirigermi a quello che hai detto, non ignorare. Ed è compito del mediatore, del giornalista, di chi è invitato, fare sì che questo avvenga, mantenere le due parti sul tema. E per questo, fare questo ci vuole un certo livello intellettuale e un certo livello morale. Se non ce l'hai, diventa tutta una pagliacciata, come divenne con la questione con Di Battista, e quindi Di Battista, sentendosi superiore dall'alto della sua condizione di star della comicità, evitava di riconoscere che c'era l'altra persona. Vedete, tutte queste piccole tattiche da bar di piccola borghesia frustrata,
Sul sottoscritto purtroppo non è che fanno un particolare effetto. Da questo punto di vista godo di un complesso di superiorità non indifferente che mi corazza. Non è che il Di Battista mi offende o mi umilia, lui pensa. Ma il fatto che venga fatto così mi dà la misura del tipo di soggetto scarsamente umano che ho davanti, del livello, che è un po' la stessa roba quello di Fredi. Il fatto che si usino queste tattiche, come dire, ben note, di socialità aggressiva da bar, in cui ci sono quelli che si danno il tono, che ignorano l'altro, che fanno la battuta, che guardano col sorrisetto, invece di discutere seriamente. È una maniera di leggere il livello a cui si è ridotto il dibattito. E quindi basta, questo prova oggi l'evento. Poi sulle questioni di Israele, eccetera, come ho promesso, ci ritornerò in settimana e a partire da mercoledì alle 6:15 per gli abbonati al Club Michelino, faremo una riflessione su questo terribile articolo che qualcuno mi ha fatto scoprire, mi è stato inviato. Non leggo il foglio, specialmente perché è diventato purtroppo di nuovo una specie di organo dell'opinione di Giuliano Ferrara, francamente, o di Giuliano Ferrara. Un'opinione non alta, mettiamola così. Quando tornerà Adriano giovedì, abbiamo saltato un giovedì perché io ero in viaggio giovedì scorso. Questo giovedì sarò tornato a casa, ci vado domani. E no, non li faremo fare adesso, grazie. L'articolo del Foglio, ve lo posso dire, un articolo apparso in dicembre, in cui dalla prima riga, dall'incipit, ci sono bugie, una roba un po' strana, cioè che abbiano. Che parla di Israele, una pensate il titolo, Israele è una terra davvero promessa. Cosa dice la storia? Di una tal Daniela Santus, 8 dicembre 2023. Un articolo che ha dell'incredibile, in cui cita come professore all'inizio una specie di agitprop dell'estremismo israeliano, un tal David Elber, spacciandolo per intellettuale, professore, grande esperto. Una roba tremenda. E lui dice, ma cazzo, ma lo fate il fact check? Ma lo fate il fact check? Ma andate a controllare cosa scrive questa gente. Cioè, vi rendete conto? Cioè, avere su un giornale live italiano uno che parla di terra promessa. Cioè, non si rendono conto del livello di degradazione intellettuale a cui robe del genere porta. Ma voi provate a immaginare se dovessimo ragionare in quei termini. Cioè, vabbè, ne parlerò quando sarà l'ora, dettagliatamente. Però, insomma, qualcuno me l'ha mandato, mi ha fatto una certa impressione, come ha fatto l'impressione oggi, infatti, e anche questo io lo trovo francamente incredibile, che poi, certo, alla luce di quanto accaduto oggi col Parenzo, però mi offende molto che Giuseppe faccia queste cose, cioè, mi hanno fatto vedere che a questa zanzara, il giorno dopo, credo, o 2 giorni dopo l'assassinio di Navalny, perché di assassino si è trattato, cioè, praticamente prenderci in giro, le persone si possono uccidere in tante maniere, una delle maniere più orrende per cui si possono uccidere è attraverso i patimenti, fino a che il fisico cede e ti viene un collasso cardiaco, una sciatteria al cuore, quello che è un'emorragia, varie forme di logoramento. Ecco che che si invita un personaggio come sta Olga Ignatieva, ok? Per fare una cacciara indegna con offese, cioè un personaggio di un livello di squallore infinito. Certo, sì. Cioè, sta gente si guadagna a vivere così. Vabbè, non so cosa dire. Del Post penso che è un direttore troppo altezzoso, figlio di buon padre, e che dovrebbe imparare a essere più modesti, che forse, da quanto dite, è il giornale meno indecente di altri, però io l'ho beccato a scrivere cazzate gratuite e il suo altezzoso direttore ha risposto che il direttore è lui e quindi non pubblica le smentite, e nemmeno pubblica le lettere che vuole. No, vedete, è proprio così. No, ci sono 5.200 spettatori nei tre social in questo momento. Mi fa piacere che e sono anche qui, è questa visione signoril medievale. Il problema è l'Italia. Sapete, il problema mio, siete che vado un po' sul personale, perché al di là ho il vantaggio, che sono nato figlio della classe più umile e
ho percepito benissimo per 27 anni, 30 anni, che cosa vuol dire in Italia non nascere fra i signori, non nascere con i genitori laureati, nascere povero per davvero, non avere il cesso in casa, essere visto come un morto di fame, crescere nelle zone della povertà, doversela guadagnare da soli. E ho percepito e ho visto questa struttura di classe, di tipo signorile, tipo tardo medievale, se volete, seicentesca, che in forma di sé la società italiana, e dentro la quale gli italiani ci sono tuttora, che permette a un'elite spocchiosa e autoselezionata non in base a concorrenza, a meriti, a capacità, ma a quel milieu tremendo che definisce la classe italiana e in particolare l'ambiente intellettuale informativo, fatto di cosche, di amicizie, di favori, di coperture, di mantenere una distanza dal cosiddetto popolino e ammansirlo, e di essere riuscito a costruire un meccanismo che ormai è un equilibrio fra grandi masse che bevono tutte le sere, puttanate televisive, menzogne, racconti, narrative terribili, scarsamente istruite, perché la scuola è ciò che è, l'abbiamo detto migliaia di volte e provato, come una scuola che non ti educa, che non ti insegna il mondo. La grandissima maggioranza degli italiani che non viene da una famiglia privilegiata non ha la fortuna di capire come funziona il mondo, continua a immaginarsi in una maniera fantastica, fantastica nel senso di fantasiosa, inventata, falsa. E questo permette a queste forme di altergia, di appunto quella. Mi abbiamo fatto venire in mente quella di Luca Sofri quando gli viene fatto osservare che sul giornale pubblica scemenze, che forse dovrebbe correggere per correttezza nei confronti dei suoi lettori, e ti risponde con tono piccato: se lui è lui e tu non sei un cazzo, di fatto il tuo giornale. Oppure, appunto, oggi del Cruciani, no, scusate, del Parenzo, scusate, Giuseppe, che ti risponde che lui viene a fare la corrida, perché il dibattito per cui ecco un'altra cosa che ho trovato francamente un indicatore dello stato mentale. Che un dibattito sia una corrida, d'accordo? E insomma, non so bene, però pensateci, la classe semielitaria che fondamentalmente è qua a ascoltare, perché lo so che poi alla fine quelli che ascoltano sono persone con un'educazione media, un'educazione superiore alla media, deve rendersi conto di questa cosa e riuscire a imparare ad agire. Perché questo farà degenerare il paese sempre di più e vedrete, vedrete, io spero di morire prima, ma vedrete che questo porterà a dei disastri seri in futuro. Perché un paese che perde completamente di capacità di separare le invenzioni e le battute, le cretinate dai fatti, un paese che perde la capacità di informarsi, che perde la capacità di ascoltare i dibattiti, che non ha più una classe dirigente fatta del 5-10% del paese che sia informato e cosciente e razionale, è un paese che a un certo punto va alla deriva. E quindi abbiamo un vecchio amico qua, ecco, almeno Paolo, credo sia qua per fare due chiacchiere. Andiamo un po' rapidi, Paolo, perché parto da allora, però prega. Sì, no, ma fra l'altro non volevo neanche interrompere questo flusso di pensieri tuo che era No, un no, va po'. benissimo, fine, mi stavo ripetendo, quindi. No, c'erano un po' di cose diverse che mi sono venute in mente. La prima è che Parenzo ha ospitato a Von Detter, che è questo famoso filorusso. Fondatore di un giornale che ha una finta sede legale nel centro di Roma, davanti a Piazza di Spagna, e l'ha invitato per, in teoria, smascherare le sue bufale. Fatto è che questo personaggio è, credo, praticamente quotidianamente adesso invitato in una serie di programmi sulla Sette. Quindi praticamente ha abilitato una persona che potevamo risparmiarci di conoscere. Però ci sono un po' di cose che mi sono venute in mente ascoltandoti. La prima che sono d'accordo su Crozza e sul modo, soprattutto sul modo in cui, anche sullo scarso livello che c'è di un certo tipo
comicità in Italia rispetto a questi temi, cioè non però allo stesso tempo mi sembra che ci sia una cosa che sta girando molto sono nell'ultimo mese questi video di Jon Stewart, che è tornato al Daily Show il lunedì e commenta alcuni fatti molto importanti, fra cui la guerra in Ucraina, l'intervista a Tucker Carlson, e mi sembra che oppure anche la questione Israele-Palestina, che a un certo punto mi ha colpito moltissimo, perché la soluzione che comunque in un ambito, diciamo, leggero, però propone, è la stessa di cui discutevate tu e Parsi, identica, cioè di coinvolgere anche gli stati arabi, cercando di trovare, di porli come mediatore di questa situazione, perché chiaramente né l'Europa né gli Stati Uniti possono davvero farlo. E questa è una cosa che vedo che c'è, perlomeno negli Stati Uniti, cioè il fatto di che questo tipo di figura può portare un contributo positivo, nel senso che hanno sicuramente una capacità di diffusione che un altro tipo di figure non hanno, soprattutto sulle persone. E noi abbiamo Crozza, vabbè. E un'altra cosa che volevo dire è che una cosa che rende un po' speciali le conversazioni che fai con i tuoi ospiti, e quasi lo ritrovo solo nelle live che fai tu con altri invitati, che possono essere Vittorio, possono essere Adriano Palma, è il fatto che emergono delle conclusioni ci sono dei ragionamenti che vengono fatti e durante la live emerge la conclusione. Tipo, una conclusione è il fatto che dopo innumerevoli live che ho fatto con Adriano sul Israele-Palestina, il fatto che guardare la storia per trovare una giustificazione nella storia e capire chi ha ragione e chi ha torto non funziona. E questo mi sembra che possa emergere solo in questo tipo di contesto. E anche il dibattito con Parenzo, in questo caso, sarebbe stato un modo per far emergere qualcosa che può emergere solo parlando, non si sa. Ed è molto diverso rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione in cui uno arriva già con la sua idea immutabile e non c'è nessun tipo di vero confronto, semplicemente ognuno propone la sua cosa. Questa è una cosa molto diffusa fra i mettiamola così, le persone deboli di mente, dico io, nel senso che non hanno dignità, non hanno capacità intellettuale. Finché ti ascoltavo, c'ho questa abitudine di fare due cose, no? Perché ho guardato un attimo su Twitter, mi arriva uno prima che mi dice che lui è sempre d'accordo con me, poi gli basta guardargli un attimo la pagina, sì. E capisci che no, anzi, per l'opposto. Questo è un'altra, vedi subito quando la gente inizia a un commento, cioè, dice, guarda, io sono sempre d'accordo con lei, sai benissimo che uno sta mentendo, due ti vuole aggredire. Okay? È una tattica retorica da quarta elementare, bisogna essere, come dire, di basso livello, pensare che funzioni. Ma il mio tono è arrogante, che passa sempre, ma proprio sempre, dalla parte del torto, e mi dispiace, dovrebbe imparare che la gentilezza con la G maiuscola, a fianco della ragione con la R maiuscola, è l'arma più potente del mondo. Deve essersi sbagliato, perché evidentemente Putin, che tutti ammirano, compreso costui, non mi sembra la persona più gentile del mondo, ma lasciamo stare, no? Lasciamo stare.
La cosa divertente è che questo signore l'ha appena scritto, allora vado a guardare chi è, appunto, cos'ha come tweet pinned di quelli che ti metti come simbolo di te stesso e tieni lì all'inizio. Uno che dice: negli ultimi mesi ho adottato una regola, aspettare almeno 10 giorni per commentare qualsiasi notizia. Ho guadagnato di credibilità, ho detto, ma vedi che tu sei quello che avrebbe dovuto aspettare 10 giorni, quindi hai appena mentito, cioè quindi o menti sul tuo tweet. Allora, e questo mi risponde: come volevasi dimostrare? E una dice: Voldrin, lei è proprio arrogante, mi dà fastidio. Ecco, quel tipo di persone non speri di poterle educare. Sono persone, come dire, di un livello emozionale, di una struttura personale, caratteriale troppo bassa per accettare un dialogo di cui si possa capire. Quindi non sono quelle. Perché ho tirato fuori questa cosa? Perché tu mi hai fatto all'inizio dicendo: occorre anche saper utilizzare, come dire, i personaggi dello spettacolo per vendere la cosa, per vendere certi argomenti. Certo, ci sono persone che riesci a educare, a informare solo in quella forma lì. Però tu non puoi avere l'intero sistema mediatico così. E quello è il problema. Um. Se il sistema mediatico non ha una struttura, come dire, piramidale alla fine, in cui esiste un livello a cui a cui si discute seriamente e poi da lì discendi. E certo, a un certo punto a quelli che vivono il dibattito pubblico in quella forma di questo qua che ho appena rappresentato, no? Che ho la grande frase altisonante come simbolo ho messo lì, ovviamente poi contraddice ogni 2x2, però hai messo la grande frase altisonante. Lo sappiamo, sui social sta pieno di Socrate, Senofonte, Euclide, Einstein. No. Quanta gente c'è che si sceglie come esempio questi Lao Tse, che cazzo ne so, no? Seneca, c'è una quantità di Seneca che fa spavento. Questi sono tutti tipicamente minus habentes, cioè persone che hanno bisogno di presentarsi con questo tono e con i quali puoi intrattenere un dialogo solo a livello molto basso di battute, e quindi l'attore, il comico va benissimo. Questo lo capisco, ma il problema drammatico è quando tutto il sistema mediatico è così. Capisci? Quando non c'è più un livello, cosa c'è in Italia? Cioè, Espresso, Panorama esistono ancora, suppongo, no? Sì, immagino di sì. Tu capisci che quello è il livello alto dell'informazione italiana. Cioè non c'è The National Review, non c'è The Economist, non c'è Reason, non c'è The Atlantic, non c'è il New Yorker, non c'è quello che vuoi tu. Ah, ti faccio vedere una cosa che mi ha Ne colpito sono molto. decine, sto pensando, viste che ho menzionato e tante altre. Non è che vengono lette da 300 milioni di statunitensi, vengono lette da un totale, forse 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, ma sono quelli che costruiscono l'opinione pubblica. In Italia questa cosa è andata completamente a fare in culo, non esiste, capisci? Se no, nella forum mi serve per mostrare un numero di Limes. No, questo qua si chiama Ethic. È una In specie di inglese, però. cosa? No, È in inglese. è spagnola. Mi aveva colpito molto perché era una di quelle riviste che sembravano tipo d'adorno nei locali. Poi la apro e c'erano interviste a, non so, Borrell, Harari, va bene che un po' controverso, però c'erano che parlavano di temi molto alti, pagine di interviste, ok? E ho detto, e mi sono abbonato a questa rivista perché ho pensato, cacchio, ma dov'è che in Italia c'è una cosa del genere? Poi chiaramente preferirei leggermeli in Noam Chomsky, cioè. Non so come dire, non, sì, forse c'è l'internazionale da noi, quel tipo di riviste che però, se non sbaglio, traducono articoli di Foreign Affairs, eccetera, eccetera. Però sì, sono d'accordo, il livello è abbastanza basso. No, no, non è un livello sotto valore, è che proprio siamo un'eccezione. Ti ripeto, io ho fatto una lunghissima e anche in Spagna ci sono, no? Chi più che meno, cioè la Francia c'ha, che so, un Le Monde, a parte la Francia ha un'abbondanza di questo tipo di riviste. Il punto è proprio la decadenza dell'elite.
di quel milione, non di più, neanche, mezzo milione, top. Uno ogni 100, è giusto? Siamo 58 milioni, 580 mila è uno ogni 100, sì, non sto sbagliando la moltiplicazione. Ecco, sto parlando di quel 580 mila persone, di età compresa fra i 20 e i 70, 80, che in qualche maniera poi costituiscono l'Italia pensante, l'Italia che fa proposte, che decide i vari livelli. Questa non ha alcuna, sembra non avere alcun interesse per alimentare luoghi di informazione, di dibattito di livello decente. A me questa cosa fa impressione. Di vedere appunto episodi come quello di oggi mi conferma in questo, tutto lì. Sì, a me sembra sia legato anche a una scarsa abitudine a leggere. L'impressione che pensino che Crozza sia un genio. No, francamente a me non dice neanche un genio. Capisci, Damiano? Cioè, non lo so, mi do si spiega di geniale in uno che fa banalissime. Ma fra l'altro Crozza si vede che lavora per, come dire, la fascia più ampia del suo... Cioè, alla fine è un uomo di televisione, no? Quindi più gente lo segue, più lui guadagna. E quindi si vede che fa delle posizioni estremamente populiste su tutto. Perché chiaramente deve piacere alla maggior parte del pubblico. Ma non lo so se poi queste cose piacciono, se questa forma di qualunquismo generico non sia parte, no, della costruzione della... Vabbè, però comunque questo era quello che io trovo ancora una volta dall'esperienza di oggi, cioè che tentare di elevare il dibattito e chiedere a qualcuno di questi opinion maker di articolare le loro opinioni, di passare dalla fase calcistico spettacolare, un po' puttanesca. Vedo che insiste il Parenzo, come scrive, che ha chiesto la donazione per venire da me. Che personaggio. Non ha detto quanto? Ho detto. No, la cosa divertente non ha detto quanto, poi qualcuno gli ha fatto notare in un altro di tweet, che a un certo punto ne ha scritti, doveva essere eccitato, ne ha scritti a raffia tutti uguali, ha fatto cenno a una cosa minima, una donazione minima, qualche migliaia di euro. Allora qualcuno gli ha fatto sapere che ovviamente anche quello era un segnale della pochezza umana, perché ovviamente, per carità, sono sicuro che un intrattenitore di così grande di così grande fama internazionale come costui guadagnerà milioni e milioni di euro all'anno, per cui poche migliaia di euro gli sembrano un'inezia, alcune migliaia di euro non inezia, ma qualcuno gli ha fatto notare che appunto c'era anche lì la spocchia provocatoria di basta una roba simbolica, qualche migliaia di euro, no? Come se normalmente la donazione simbolica fosse di qualche migliaia di euro, neanche fosse Bill Gates. Sì, e questo, comunque, di nuovo, anche frasi del genere mi si fanno percepire che c'è tutta l'attenzione al fare la battuta, non c'è alcuna sincerità, non c'è alcun confronto serio, non c'è alcuna onestà intellettuale, c'è fare la battuta. Adesso devo fare delle battute, il giochetto della battuta, siccome ho scelto che non vado perché sono mediaticamente più importante e se mi vogliono mi devono pagare, allora devo sottolineare questo. È tutto molto banale il gioco delle parti. È quell'altra cosa che non... essere così poco acuti da parte di costoro di non capire che poi, come dire, il gioco delle parti si capisce subito, la narrativa che hai messo su si capisce subito, non è che... Non capisco che vuoi far assumere un tono di superiorità. Ah, si ricollega tutto con tutto quello di cui abbiamo chiacchierato, il signorismo. È tutto... Esattamente. Sì. Assolutamente. Assolutamente. Infatti, secondo me, su quello non l'ho mai commentato, infatti poi lo richiamerò, anche se il libro è vecchio, vorrei fare proprio una riflessione con un vecchio amico. Oddio, mi viene Sergio Ricossa, che non c'è più, no, Ricolfi, non Ricossa, su quel suo libro che ha scritto qualche anno fa, un po' al volo, forse poteva meditarlo un po' di più, perché lui lo attribuisce solo ai giovani, no? Lo chiama, come che lo chiama? La società signoria di massa, non so se l'hai vista. No. Un libro di Luca Ricolfi, La società signoria di massa,
in cui secondo me coglie uno degli aspetti tipici d'Italia, ma a mio avviso erroneamente, anzi adesso me l'hai fatto venire in mente, così quasi scrivo a Luca, la restringe ai giovani, come se fosse un problema dei giovani viziati, invece non si rende conto che no, secondo me. Sì, Luca Ricolfi. Secondo me l'analisi di Luca è corretta, ma va applicata a tutto il paese. Anzi, è ancora più palese, ancora anche più irritante questo atteggiamento, perché appare è il modello a cui le classi più umili, le classi meno abbienti, le classi meno istruite si ispirano, che pretendono di esserlo. No? Questo darsi il tono non sulla sostanza, non su quello che fai, ma su ciò che appare. Una società dove qualcuno lo colse davvero tanti anni fa, quando successe quell'incidente con la nave, lo ricordate? Di quello che arenò la nave per farla sceneggiare. Schettino, Sticchino, una roba del genere, no? Che disse da qualche parte che lo faceva per fare la bella figura, che tutte le volte che passava davanti a sto porto faceva questa specie di scena con la nave imbandierata con tutte le luci accese molto vicino alla costa per impressionare, una specie di bella figura. Non era comune che lo facesse, perché penso che davanti a sta isola ci passavano una marea di navi. Lui si avvicinava di più per fare più bella figura. Sì, però sì. Con abitudine. Vedo che molti se lo ricordano, sì, l'inchino lo chiamavano, esattamente. Che era un po' il simbolo di una società in cui il fare la bella figura, l'apparenza, cioè, conta. E ovviamente nel dibattito pubblico l'apparenza consiste nel fare la battuta e nell'assumere un tono di superiorità. Dietro non c'è sostanza, non c'è argomento, non c'è riflessione, non ci sono contenuti. Però tu educhi le persone a considerare che sia così, no? A considerare che sia così, e diventa sentir comune che è così. E quindi costruisce una società in cui l'attribuzione di potere, di meriti, di cariche e le decisioni sottostanti vengono fatte in base all'apparenza, no? Allora, i francesi d'un certo periodo hanno teorizzato, anche a ragione, che viviamo nella società dello spettacolo, che quindi tutto spettacolo, tutta apparenza. Però, insomma, è vero fino a un certo punto, è vero fino a un certo punto. Quindi. Sì, sì, esattamente. Sì, Jacopo Patti, sono assolutamente d'accordo. Sì, sì, guardate, sono molto convinto anch'io, che è una cosa, la vedo continuamente, che le poche volte che vengo in Italia lo vedo, no? C'è questo darsi un tono che è continuo. Questo, e poi, questo, visto che qualcuno me l'ha chiesto, sta roba della gentilezza, che è pelosa, che è il passive aggressive, una cosa che esiste negli Stati Uniti da decenni, ed è questa gentilezza pelosa, questo finto, no? Questo è terribile, ogni volta che... Guarda, me ne sta capitando giusto uno, l'ennesimo invito dall'ennesima università italiana, che parte con lettere altisonanti, promesse, facciamo tutto noi, e poi gratta gratta non sono in grado di pagare il viaggio. Però la promessa con cui inizia il tutto è queste paroloni, insomma, assolute scemenze. Poi, questa volta ho detto, guarda, non mi fido, perché di esperienze negative ne ho avute fin troppo, quindi prima che io mi metta a comprare biglietti, mi dovete assicurare assolutamente che vi coprite tutte le spese che devo avere, altrimenti vi saluto e me ne sto a casa mia. Era gratta gratta, ovviamente sì, però poi punto. Ed è continuo, ma non è questa particolare istanza, è sempre così, l'intero paese è così. Quando ti invitano anche in occasioni private, i testi che loro considerano gentili sono di un livello di formalità sussiegosa, che dice: ma perché devo leggere per 5 minuti prima di trovare la linea che mi dice, guardi, le sto chiedendo se per favore vorreste fare questo il giorno tale, all'ora tale, per questo compenso? Sono 2 righe, non devi scrivermi una roba così. È continuo, cioè io lo trovo continuo e fa un po' ridere, fa un po' ridere. Paolo, tutto bene a Barcellona? Sì, tutto a posto. Va bene, carissimi, ho fatto 1:20, credo che la riflessione ci sia tutta, adesso basta, non teniamo la gente in piedi per la notte. La riflessione c'è, e ciò che conta è che si rifletta, che è una cosa che coinvolge un po' tutti, di cui siamo tutti un po' responsabili.
e buttarla alle spalle facendoci una risata non è la maniera migliore. La maniera migliore. Ci vediamo presto. Mando un bacione a tutti. Ti lascio, ti abbandono nella notte, Paolo. Un abbraccio, buona serata. Ciao, 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 ciao.